stunning things about the Vatican Museums is the rich variety of elements that make up this collection. We're here in the Tapestry Gallery, which since 1838 has housed a series of tapestries designed by Raphael and woven in the workshops of Peter van Elst in Brussels. Now here in the Vatican Museums, we keep the tapestries under a soft light to protect those colors. But nonetheless, 500 years has taken its toll, and these tapestries are being restored patiently by our workers there in the laboratories. Let's go down and witness this delicate and patient work being realized even as we speak. And so we'd like to ask Maria Chiara, what are the different phases it goes through from the time it arrives to the time that you can say it's a finished tapestry? Prima di tutto si osserva l'opera. E sulla base poi di quello che viene fuori si decidono le varie fasi. La primissima fase forse è quella di studio dei materiali. Mm-hmm. Quindi si fanno dei prelievi di filati, che sono questi qui. Si tagliano pezzettini di filati, mm-hmm, che vengono poi portati al gabinetto di ricerche scientifiche, che fa un'analisi e questi sono i risultati. E ci dice la struttura del filato e lo stato di conservazione. E si procede al lavaggio delicatamente tamponando con delle spugne. And then, once it's all washed, when do you begin to pick the colors? Quando si comincia? Sì. Una volta che il lavaggio è finito, l'opera si è asciugata, si posiziona sui telai e si comincia l'intervento di restauro. Prima di iniziare il restauro vero e proprio bisogna tingere le stoffe di supporto e i filati che si utilizzeranno per il restauro, per il consolidamento. We are fortunate enough to have today in the laboratories a tapestry that's being restored and financed actually by the patrons themselves, a tapestry of St. Paul preaching to the Athenians designed by Raphael himself. Today we have Laura with us who will explain a bit about the restoration. Hello, Laura. Could you tell us what's going on with this restoration and what goes into the restoration of a tapestry? Allora, una volta, diciamo, fatta tutta la documentazione, tutto lo studio su questo arazzo, interveniamo proprio praticamente. Quindi tingiamo tutti i supporti che andranno inseriti sotto nelle zone lacunose dove non troviamo più la trama. Oltre ai supporti che vengono inseriti sotto, tingeremo anche dei filati, come questo ad esempio, sia in seta che in lana. Laura, how long does it take then to restore one of these tapestries? Per un arazzo così grande, di solito, a meno che non succeda qualcosa, 6-7 anni. To restore a tapestry is a long process, as you can see, that takes a lot of skill and dedication. We thank our patrons of the arts for the support and dedication that they give to the museums. In order to support the museums through the patrons of the arts with this project or other projects, please check our website and help us continue helping the Holy Father and the Vatican Museums.